queste parti, però più ricca di umanità e di risorse. È una grossa soddisfazione per Di Gianello, ma vedo nei suoi occhi anche la gioia di essere venuto qui questa sera. Io credo che Emma non sia tanto la ricchezza, la povertà, ma sia la determinazione. Anzi, spesso è la capacità di capire cosa vogliamo, cosa abbiamo bisogno, che ci renda più determinati sui nostri progetti. Quindi questa è una delle assunzioni che noi, che io ho valutato attentamente proprio nel decidere di realizzare qui i nostri sforzi, che mi auguro saranno sforzi comuni e ci renderanno sereni, più sereni per il futuro. Ci renderanno più umani, perché in un mondo che corre così velocemente e che non si ferma a valutare anche quelle che sono i rapporti umani con la natura, che lei ha sottolineato questa cosa delle risorse per la vita, ci rende particolarmente soddisfatti. Io credo che, come ho detto anche prima, che il recupero di certi valori sarà determinato per gli sviluppi futuri, quindi non saranno in contraddizione con quello che oggi l'industria può fare per rendere una vita migliore a tutti noi e per conservare tutte le risorse nel modo intatto dei nostri figli.